siamo di fronte a un'era davvero unica, viene chiamato proprio il rinascimento dell'innovazione, perché oggi ci sono continue innovazioni che in tempi molto brevi ci cambiano la vita. Siamo stati la prima regione in Italia ad aver fatto una legge specifica su ricerca e innovazione. Oltre al premio di oggi, questa legge prevede ad esempio il foro degli innovatori che dal prossimo anno collaboreranno con Regione Lombardia per politiche per la ricerca e l'innovazione, capaci di proiettare ancora di più la Lombardia in un contesto internazionale e la Lombardia, come sempre stato locomotore dell'Italia, far crescere l'intero paese. In questa occasione abbiamo lanciato anche una novità di Regione Lombardia, quella degli algoritmi predittivi, quindi la possibilità che con oltre il miliardo di dati che Regione Lombardia ha già oggi, attraverso questi algoritmi predittivi noi possiamo prevedere che cosa accadrà nei settori più importanti della vita dei cittadini nei prossimi anni e mettere in pratica delle buone politiche capaci di dare quindi delle risposte più efficaci, più efficienti e di migliorare la vita dei cittadini. Il progetto CURB-I ha come obiettivo finale quello di trovare una cura definitiva per l'epatite B, quindi il nostro ruolo sarà quello proprio di progettare e sintetizzare molecole che siano in grado di selettivamente selezionare il DNA virale in modo da poterlo eliminare. Il progetto appunto potrà essere realizzato grazie ai fondi di Regione Lombardia, fondi che derivano dal finanziamento europeo POR-FES 2014-2020 e che verranno utilizzati appunto per arruolare 6 assegni di ricerca. Il progetto ITF Becker ha come obiettivo lo sviluppo di un trattamento per la malattia di Becker, che colpisce circa 200 persone in Lombardia e circa 1500 in tutta Italia, con elevati costi sociali. Italfarmaco sta sviluppando un farmaco che si chiama Givinostat e grazie ai fondi POR-FESR di 3,2 milioni che riceviamo dalla Lombardia siamo in grado di anticipare di diversi anni lo sviluppo di Givinostat. È appena partito uno studio di fase 2 che andrà a valutare la sicurezza e l'effetto del farmaco in questi pazienti. L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di prodotti e processi innovativi, nello specifico di motori elettrici di tipo brushless per le automobili del futuro. Il progetto è un progetto finanziato che ha un budget di circa 7 milioni di euro, 4 dei quali sono finanziati dalla Regione Lombardia con i fondi del FESR. Il progetto è già partito, stiamo già lavorando e puntiamo ad avere i primi prototipi entro la fine del 2019. Made for Law è il primo caso di filiera additiva lombarda che ha come obiettivo la realizzazione di una fabbrica distribuita nei processi additivi. È un progetto che consiste e comprende 11 partner, di cui 9 aziende, 2 università e tra le 9 aziende molte di queste sono PMI. Il progetto è partito a settembre di quest'anno, ha una durata di 2 anni e mezzo e avrà come prodotto finale dei dimostratori innovativi di tecnologia additiva.